stretta di mano tra i due allenatori, un debuttante nel ruolo di head coach ai playoff come Alessandro Magro non controlla bene anche per l'ostruzione di Benjus, poi Robinson dall'altra parte, credo che cambi idea quelle 16 volte. Ancora una volta collassa bene verso il proprio canestro la difesa di Sassari, cambia marcia, ma sbaglia Gerald Robinson, è Liburnell. Va per terra Gerald Robinson, allora c'è un tiro gratis per Nasmi Trulong che questa volta segna. Per Sassari spazio anche per il capitano Jack De Vecchi, intanto John Petruccelli. Jopp intanto chiude il palleggio, serve Gerald Robinson che scarica nell'angolo per Kaspar Trey. Tiro piedi per terra in ritmo, tripla del più 10. Per il giocatore lituano deve tornare Jason Burnell, qui si libera molto bene Mitrulong che ha accoppiato proprio con Burnell, gli stampa una tripla in faccia. Dall'altra parte Robinson con il solito slalom, scarica per Burnell, tiro piedi per terra. Alza, ma c'è l'ottima ostruzione della difesa di Sassari, la Quintana si butta, salva a sua volta Petruccelli per Mitrulong da tre punti, segna il meno 4 e Brescia è lì. Dall'altra parte il solito Bilan, questa volta non si accontenta del layup, schiaccia. Circa 4 secondi di discrepanza tra il cronometro dei 24 e quello della gara. Grande scarico per la tripla di Treyer che segna un altro gran canestro. John Petruccelli, rimessa offensiva per Brescia che può accorciare ulteriormente. Mitrulong non si fa! Non si fa, insomma, non perde troppo tempo. 38% in regular season, l'ex giocatore di Siena e anche di Teramo. Dall'altra parte Kruslin! Questa è una tripla che fa non male, malissimo a Brescia. Gentile prova a muovere i compagni, gioca il pick and roll, anzi pick and pop di Benchus che si apre, vuole attaccare Cobbins, lo spazza via e poi segna un grandioso canestro in controtempo, 5 in fila. E quindi si avvicina sempre di più, nel frattempo Mitrulong vuole attaccare, scarica benissimo per Michael Cobbins che dice già che ci sono, porto a casa il ferro. Migni, Logan, la sua finta, grande partenza, ma Mitrulong gli ha appiccicato, step back clamoroso del professore, canestrissimo di David Logan. Mitrulong manda in angolo per Petruccelli che gli ridà il pallone, ancora Mitrulong per Petruccelli da tre punti, ma qui errore inspiegabile di Gerald Robinson che va a portare un raddoppio di cui non se ne sentiva il bisogno. Petruccelli attacca verso il fondo, scarica per Cobbins che ha tanto campo, proprio Cobbins di mano destra segna il sorpasso Germani, ma non è ancora chiusa questa gara. Logan il secondo lo manda a bersaglio, timeout ovviamente di Alessandro Magro, ovviamente da Nasmi Trulong che si libera, ha un tiro da tre punti e lo sbaglia Mitrulong, vince Sassari 99-95 e il banco di Sardegna è in semifinale playoff contro Milano.